Grazie a voi. Io posso, diciamo, in questa sede provare a, spero nel modo più utile possibile, a ricostruire quali sono gli aspetti giuridici, ma molto semplicemente a sostegno di questa operazione di trasformazione di Smart SPA in azienda consortile speciale di diritto pubblico. Argomenti che sono già stati, insomma, ampiamente illustrati, c'è stata occasione in Consiglio Comunale nelle commissioni riunite lo scorso 8 giugno per approfondire, devo dire anche in contraddittorio abbastanza interessante con i consiglieri delle commissioni, alcuni aspetti, alcuni anche secondo me pregiudizi, preconcetti contro questa operazione, che invece giuridicamente possono essere superati molto molto facilmente. È quello che ho provato a fare, che qui vorrei provare a ripetere in maniera spero chiara. Allora, l'operazione è un'operazione effettivamente non prevista da norme specifiche, quindi non esiste una disciplina specifica né nel codice civile né in leggi speciali, insomma, dedicate ai servizi pubblici, al servizio idrico, che contempla precisamente questa ipotesi, cioè la trasformazione di una società che già gestisce un servizio pubblico in azienda speciale. Però la domanda è, al di là del fatto che manchi una disciplina specifica positiva, quindi una norma su cui fare riferimento, si può fare lo stesso oppure no? Senza farla tanto lunga, che non sarebbe neanche la sede, la risposta l'ha data in maniera chiarissima, in maniera molto molto chiara, la Corte dei Conti. La Corte dei Conti, che non è di solito così dolce e così permissiva, la Corte dei Conti è diventato il primo censore che abbiamo in Italia, cioè oggi fa molta più paura del giudice amministrativo perché, insomma, sanziona danno erariale, quindi cattiva gestione, eccetera, eccetera. E la Corte dei Conti nel 2014 ha espresso un parere, tra l'altro non nelle sezioni regionali, ma nelle sezioni centrali degli enti locali, proprio sulla questione nata qui a Torino, cioè il comune di Torino, la città di Torino riteneva che questa operazione non fosse possibile. La sezione regionale della Corte dei Conti aveva delle perplessità. Che cosa fa? Sospende e trasmette alle sezioni centrali, appunto a Roma, per avere un parere. E la Corte dei Conti nel 2014, con questa pronuncia chiarissima, proprio basta, io l'ho riletta più volte, ho detto magari ho equivocato. No, 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 è chiarissima. La 2 del 2014 dice: si può fare. Si può fare perché? Si può fare perché, al netto della previsione normativa che non sto qui a esaminare, il codice civile contempla delle trasformazioni che si chiamano eterogenee, cioè tra soggetti giuridici diversi. Il caso nostro, quindi passare da una società pubblica a un'azienda consortile pubblica, non è un caso contro i nostri principi dell'ordinamento giuridico. Non contrasta né con le norme di diritto privato, e non contrasta nemmeno con le norme di diritto pubblico. Se poi ci sono dei dubbi, io ovviamente sono qui per questo, provo a chiarire perché non contrasta e quindi perché è fattibile. Non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti. Uno, non contrasta con le norme di diritto privato perché? Perché l'azienda speciale, quella in cui vogliamo trasformare Smart, l'azienda speciale ha un patrimonio, deve avere un patrimonio distinto, aggredibile eventualmente se ci sono dei creditori, che soddisfa le eventuali pretese di chi abbia appunto dei crediti nei confronti dell'ente. Quindi, dal punto di vista del diritto privato, non fa una piega, non c'è un problema di diminuzione di tutele. Dal punto di vista pubblicistico, che è quello che interessa di più i comuni, eccetera, eccetera, la domanda era: ma se noi trasformiamo una società di capitali in un'azienda pubblica, c'è un problema di costi maggiori per la collettività, cioè grava di più sulle finanze pubbliche? Corte dei Conti, che ripeto, è il primo controllore istituzionale dell'uso delle risorse pubbliche, dice no, anzi, passaggio molto chiaro, dice dal punto di vista pubblico, quindi delle convenienze per la collettività, l'azienda speciale è meglio delle società di capitali. Lo dice chiarissimamente in un passaggio che stranamente i consiglieri che nelle commissioni consiliari facevano le pulci sulla questione hanno dimenticato. C'è un passaggio, secondo me, molto molto luminoso, che dice: guardate che chi difende le società di capitali lo fa basandosi su una normazione di inizio anni 2000, 2001-2003, che oltre a essere superata nel nostro caso dal referendum, quindi nel caso del servizio idrico,
specifico, è una normativa che dice si basava su un preconcetto. Il preconcetto era che le società erano il miglior modello per gestire i servizi pubblici. E dice la Corte dei Conti, non è vero. Non è vero che la società è il miglior modello, tant'è vero, se fate attenzione alle ultime leggi, dalla Madia al correttivo della Madia, eccetera, eccetera, e le finanziarie degli anni prima, leggi di stabilità, dicono esattamente il contrario. Sono tutte norme che vogliono evitare il mantenimento delle partecipazioni nelle società, appunto partecipate o controllate. Vogliono incentivare la dismissione delle partecipazioni nelle partecipate e nelle controllate. Vogliono evitare che se ne costituiscano di nuove. Quindi tutto ciò che veniva detto sul fatto che le società di capitale erano del migliore viene in qualche modo smontato, ma in maniera, devo dire, assolutamente condivisibile. Non ideologica, è giuridica, quindi non ci sono ragionamenti particolarmente ideologicizzati, se mi passate l'espressione. È un parere giuridico quello che esprime la Corte dei Conti. Dopodiché ci sono ovviamente dei problemi applicativi, cioè è detto che si può fare, come si può fare. Il problema è capire in che misura questa trasformazione può essere appunto avviata, deliberata e con quali conseguenze dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista del trasferimento delle risorse, dal punto di vista dei soci delle vecchie società che dovranno poi partecipare alla nuova azienda consortile, eccetera, eccetera. Primo aspetto, l'azienda consortile di diritto pubblico non è, anche qui, piccola complicazione, non è disciplinata da una norma unica. Ci sono due norme del testo unico enti locali, che è ancora una normativa che si occupa di questa materia, che messe insieme ci consentono di capire qual è la disciplina applicabile. Sono due, anche qui scusate se sono un po' tecnico, ma provo a ricostruirla brevemente. Le due norme sono l'articolo 31 e l'articolo 114. Il 31 è quello dedicato ai consorzi, il 114 è quello dedicato alle aziende speciali. Quindi un'azienda consortile pubblica è un'azienda speciale, 114, ma è anche un consorzio, articolo 31. Per farla breve, l'articolo 31, quello sui consorzi, dice che gli enti locali possono gestire in forma consorziata, consortile, servizi e funzioni. Come? Mediante le norme sulle aziende speciali, ove compatibili. Questo è lo schema. Quindi andiamo a vedere che cosa dice la normativa sulle aziende speciali, che è appunto l'articolo 114, e ci aggiungiamo un aspetto, l'aspetto che se è consortile deve in qualche modo prevedere una governance, insomma un organo che consenta ai comuni che vi partecipano ovviamente di esprimere lì in quella sede le scelte di politica aziendale, non più societaria, aziendale, aziendale intesa come ovviamente gestione del servizio, eccetera, eccetera. E quindi per farla breve, oltre agli organi tipici delle aziende speciali, ci sarà bisogno di un'assemblea consortile, un'assemblea dove siedono i rappresentanti dei sindaci, insomma delle amministrazioni locali che parteciperanno alla nuova azienda speciale consortile. Questo dal punto di vista, ma molto sinteticamente, poi ci possono essere tutta una serie di altre questioni da definire in sede di statuto, quindi nell'atto che si occuperà di definire come l'azienda funziona. Come fare il passaggio? Allora, il principio l'unico chiaro che abbiamo è un principio che si chiama di continuità. Cioè quando c'è una trasformazione da un ente a un altro, queste sono regole generali che valgono secondo l'articolo 2498 del Codice Civile in tutti i casi di trasformazione, il soggetto nuovo, quindi quello per noi che sarà l'azienda consortile pubblica, che cosa fa? Sostanzialmente in base al principio di continuità conserva tutti i rapporti giuridici che erano nati sotto la gestione societaria, e sia quelli sostanziali sia quelli processuali. Su questo passaggio ovviamente c'è un po' da ragionare, perché la Corte dei Conti ci dice trattandosi di un passaggio di trasformazione bisognerà fare una valutazione patrimoniale molto attenta, quella che viene chiamata anche la due diligence, cioè una valutazione appunto sui cespiti patrimoniali, sulla situazione aziendale della vecchia società, per gestire questo passaggio prima della costituzione della nuova azienda. Attenzione, anche qui è un equivoco che è saltato fuori, non mi ricordo più chi me l'ha chiesto in consiglio. Una delle domande abbastanza capziose era: ma non è piuttosto lungo e costoso pensare di dover prima estinguere la società e poi costituire ex novo un'azienda, eccetera? La risposta ce la dà, io non ce l'avevo, però in mente ce l'avevo, ma c'è una pronuncia recentissima sul caso, guarda caso sul caso napoletano,
sempre della Corte dei Conti, che dice: ma guardate che qui non c'era bisogno della Corte dei Conti, ci si arriva lo stesso. Ma dice, è una trasformazione, fine. Quindi non è un'estinzione con costituzione di nuovo ente, è una trasformazione che è una cosa diversa. Volevo darvi gli estremi, ma insomma, chi, se volete, poi da qualche parte l'ho trovata. Mi mancava la sentenza, sarebbe stato anche più facile di replicare con... è un TAR, Campania Napoli, sezione quinta, ordinanza 1537 del 2016, sulla ASEA, azienda speciale, dove dice, va sospesa, cioè è un caso di contenzioso ovviamente, la trasformazione di un'azienda cosiddetta eterogenea da SPA, da società di capitali, ad azienda speciale, non dà luogo a una duplice vicenda estintiva costitutiva, integrando piuttosto un mutamento della forma organizzativa dello stesso soggetto. Fine. Questa è la risposta a quelle, diciamo, domande che invece intendevano sottolineare problemi che in effetti almeno quelli non ci sono nell'operazione di trasformazione. Questo è un TAR su un caso napoletano, ma insomma il principio della continuità è quello che è quello che vi dicevo, quindi non cambia nulla nel caso di cui ci stiamo occupando. Dal punto di vista giuridico, poi, tutte queste differenze, di cui anche Mariangela parlava, cioè del fatto che se io ho un'azienda pubblica ho magari più difficoltà di accesso al credito, magari su questo torniamo dopo, o che ci siano dei problemi maggiori dal punto di vista della gestione pubblicistica. Allora, anche qua facciamo un po' il punto della situazione. Quali sono le differenze più importanti tra una società di capitali pubblica, è un'azienda consortile pubblica, perché altrimenti non ci capiamo. La risposta alla domanda che già prevengo è: ma perché la trasformi? È già pubblica, e anche questo l'ho sentito dire, è già pubblica, che bisogno c'è? No, è già una società che è pubblica, se è pubblica perché devi trasformare un'azienda speciale? Qual è la differenza? Beh, presto detto. Allora, sono due fondamentalmente, che la società è comunque aperta all'ingresso di soci privati, e anche se è in house, e qui si aprirebbe un altro fronte di analisi che possiamo solo accennare, insomma, le nuove direttive dell'Unione Europea consentono anche nei soggetti in house, cioè controllati dalle amministrazioni che l'hanno costituito, l'ingresso di soci privati. C'è un limite del 20% di fatturato che deve essere destinato appunto al mercato, non superabile perché rimanga il requisito dell'in house, ma comunque quella è la prima differenza, cioè l'ingresso potenziale o anche ab inizio di soggetti privati. E in effetti qua è emerso anche in consiglio, come commissioni consigliari, questo problema, il fatto che attualmente Smart consente con un sistema di partecipazioni indirette l'ingresso nelle quote, nelle azioni, nelle partecipazioni più corretto, di soci privati, mentre l'azienda speciale proprio ontologicamente per natura non lo consente. Seconda differenza fondamentale è l'attitudine a conseguire, distribuire utili della società e eventualmente anche a subire delle perdite, con poi il problema di chi deve ripianarle, e lì sì che c'è un problema di Corte dei Conti se interviene l'ente locale in caso di perdita. Però la replica è: ma Smart, Napoli, ma Smart è l'unica società che funziona bene, quindi perché lei ci viene a dire che volete trasformare l'unica che funziona bene? Questa è una delle tante obiezioni. E io molto onestamente ho detto: ma non mi sembra quello il criterio, cioè si può dire che funziona bene, ma noi proponiamo un modello migliorativo, quindi non è quello il problema. Semmai la domanda era: è l'unica che non ha subito scandali, eccetera. Anche quello mi sembra un discorso giuridicamente poco provato. Se noi ci misuriamo sul fatto che le società che non hanno subito scandali siano le uniche da tenere, allora siamo messi molto molto male. Comunque, infatti quello, insomma, mi sono sentito in dovere di rispondere. Allora, l'altra differenza è questa, quindi le società hanno attitudine a conseguire utile, poi naturalmente, ma è tipico della veste societaria, anche se è pubblica, insomma, quella di distribuire gli utili, oppure di reinvestirli, ma non necessariamente, come peraltro fa Smart, non necessariamente nel miglioramento della qualità del servizio idrico, perché anche con le modifiche che Smart ha avuto dello statuto sul quorum di teste, sul quorum di quote, eccetera, comunque non c'è una ridestinazione di questo, diciamo, utile conseguito al miglioramento del servizio idrico. Mentre l'azienda speciale ha un obbligo del 114 del testo unico enti locali, norma che vi richiamavo prima, quella che si occupa appunto di questa disciplina, ha un obbligo di pareggio di bilancio.
E dice semplicemente gli enti locali hanno la possibilità di trasferire, di pagare, di sostenere i costi sociali, così dice il 114 del testo unico. Queste sono differenze non da poco. Cioè stiamo dicendo che la natura pubblica dell'azienda consente rispetto alla natura pubblica, chiamiamola così, non formale ma sostanziale della società, il fatto di avere una sicurezza di pareggio di bilancio. Gli utili non ci sono, quindi non possono essere destinati, ma le eventuali bontà nella gestione patrimoniale, per capirci, vengono statutariamente destinate al miglioramento del servizio idrico. Punto. Quindi alla domanda perché è meglio, si risponde così. Quando il consigliere una volta mi dice, ma non tanto lontano da Napoli, dice, ma qui c'è un problema perché se Smart funziona bene e garantisce la qualità del servizio, non è detto che con l'azienda si migliori. La risposta è qua. La risposta è: con l'azienda noi siamo sicuri, con la società no. Già quello mi sembra sufficiente. Poi, per carità, sono discorsi fatti da Reggio che è molto chiaro. È ovvio che ci vuole la volontà politica, ma giuridicamente non mi puoi dire che c'è una pregiudiziale contraria, perché non c'è. Non so se ho reso l'idea, a me sembra abbastanza chiaro, ma sono disponibile ad approfondire. Dopodiché c'è anche un altro elemento che politicamente viene utilizzato in maniera pretestuosa contro, ed è dire, infatti lì poi ho replicato anche su quello, è dire ma è come confrontare una società che è pubblica, quindi che comunque garantisce bene il servizio alla collettività, con un soggetto che non sappiamo bene che cosa fa. Io ho detto, ma guardate che non stiamo parlando di confrontare una società con un IPAB, con un ente di assistenza e beneficenza, stiamo parlando di un'azienda speciale, che è un operatore economico, perché di fatto gestisce un servizio pubblico che ha rilevanza economica, quindi non stiamo parlando di un ente alieno, no? Che fa beneficenza, no, stiamo parlando di un gestore di un servizio per la collettività, che è orientato solo a migliorare il servizio per la collettività. Dopodiché è un ente pubblico economico, lo dice la giurisprudenza, quindi anche nella gestione del personale, quei problemi di trattamento, deteriore o diverso, pregiudizievole per il personale che verrebbe trasferito non c'è, ma anche su questo possiamo approfondire. C'è un problema di continuità dei rapporti contrattuali, quindi dei contratti in essere. Su questo appunto bisogna vedere uno a uno quali gestioni sarebbero interrotte, con quali modalità riprenderle, eccetera, eccetera. Ma anche su questo io non vedo delle pregiudiziali, come dire, ostative. E da ultimo l'aspetto dell'accesso al credito, che pure mi ero notato. Che però anche qua vorrei, e poi mi taccio, non voglio abusare del tempo che mi viene dato, anche perché mi rendo conto di essere noioso mentre parlo, me ne rendo conto io stesso, quindi ho il senso del limite, però spero di poter dare un contributo. L'aspetto del cosiddetto bilancio consolidato degli enti locali, cioè negli ultimi anni non è che ci sia tutta questa differenza, e lo dice la Corte dei Conti, dal punto di vista delle ricadute sulla collettività, dal punto di vista dei costi per la collettività, non so come dire. Allora, perché dovrebbe essere più severo o pregiudicato, quindi non possibile l'accesso a credito per un'azienda speciale rispetto a una società di capitali pubblica? Intendiamoci. L'azienda speciale è un ente pubblico economico, quindi un operatore economico, ha l'obbligo di pareggio di bilancio. Non può fallire. Quindi anche dal punto di vista, come dice la Corte dei Conti, del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, insomma dei terzi, chiamati, no? Delle pretese patrimoniali, ma io non vedo un problema grosso, quindi di rischi di insolvenza, non ci sono, no? E non c'è neanche un divieto previsto espressamente dalla normativa a concedere forme di finanziamento. Perché il vizio potrebbe essere, vabbè, ma è una longa manus dell'ente locale e gli enti locali non possono sostanzialmente, voi sapete i limiti, le limitazioni ai finanziamenti, che se non sono per spese di investimento non sono possibili, non possono essere contratti mutui se non per spese correnti, eccetera, eccetera. Ma attenzione, il bilancio pubblico consolidato, quindi il fatto che alla fine il comune fa il bilancio tenendo conto anche delle sue partecipazioni, vale sia per le partecipate sia per le aziende speciali. Quindi anche qui non mi sembra un elemento probante in senso contrario, cioè un elemento in forza del quale dire no, l'azienda no,
l'azienda penalizza perché non accede al credito, perché appunto è pubblica, quindi ha tutta una serie di lacci e lacciuoli pubblicistici, eccetera, eccetera. Non è così. Non è così, ma invece ha quei vantaggi di cui parlavamo. E da ultimo anche la contabilità. Contabilità è quella stessa cosa, ormai sia per le società di capitali pubbliche, sia per le aziende speciali, lo dice la normativa vigente, si applica l'allegato 1 del DPR 118 del 2011, cioè i nuovi principi contabili che valgono appunto per gli operatori economici partecipati dagli enti territoriali, dagli enti locali. Quindi anche qua non c'è una differenza sostanziale dal punto di vista della gestione contabile delle poste, di bilancio, eccetera, eccetera. Questi sono argomenti più tecnici, me ne rendo conto, ma era per dare un quadro complessivo delle questioni sul tappeto. Tutte le vecchie questioni che prima venivano usate al contrario, non si può in base alla normativa europea, non si può in base alla normativa italiana, neppure i più, come dire, acerrimi osteggiatori di questa iniziativa possono sostenerli, perché oltre ad averlo detto la Corte dei Conti, no, la Corte dei Conti non è l'unica, lo dicono le norme vigenti ormai, quindi non si può sostenere il contrario. Si poteva forse prima del referendum. Sì. Si poteva perché noi avevamo una disciplina degli affidamenti diretti che era molto più severa di quello che diceva l'Europa. Oggi non è così, ce lo dicono tutti, ce lo dicono le norme italiane, prima ancora che quelle europee, quindi non si può dire, ma non si può perché l'affidamento diretto va fatto solo in alcuni casi con molta cautela. Anzi, semmai le norme della Madia che limitano questa scelta, le abbiamo già censurate in altri aspetti, sono riferite, guarda caso, alle gestioni societarie e non alle aziende consortili speciali e quindi non toccherebbero appunto il nostro tema, è la scelta di gestione di cui ci stiamo occupando. Poi ci sono tutta una serie di altri problemi, ma io magari lascerei la parola a chi vuole intervenire, perché ci sono i problemi per esempio dei rapporti tra i comuni e l'azienda, cosa deve fare il comune rispetto alla nascitura azienda. Che atti deve approvare il comune, come esercitare il controllo su questa azienda, insomma, ci sono tutta una serie di altre questioni molto, molto più concrete e operative, però io adesso volevo dare un quadro insieme sulla fattibilità dell'operazione dal punto di vista del diritto. Grazie. Grazie a voi. Chiarissimo.